Rieccoci qui, bel gattino appollaiato quando è salito. Oggi è sabato 23 gennaio 2016. Prima ho fatto un giro al parco dell'Unicef, al Q3. Adesso che sono quasi le 17, faccio un ritorno al Monte Pelago, dove è costruito il forte detto Garibaldi, già chiamato Forte Umberto, costruito nel 1862-63, Forte Umberto, perché la posa della prima pietra fu fatta dal principe Umberto, il re buono, quello che fu ucciso dall'anarchico Bresci nel 1899. E dopo la Seconda Guerra Mondiale è stato cambiato nome, dopo il referendum su monarchia e repubblica. Monte Pelago, penso che non ci sia bisogno di tante spiegazioni, almeno per chi conosce un po' il greco, ha fatto il liceo classico. Pelagos è il mare. Pensate qualche parola tipo arcipelago. E lungo questa stradina si va a questo forte, per me è un ritorno, dicevo, perché ci sono già stato. Dire la verità, volevo tornare di mattina, che si sarebbe visto tutto meglio, però ancora c'è un po' di luce, quindi purtroppo adesso c'è molta foschia. Quando c'ero venuto l'altra volta invece era tutto libero e da qui si gode un panorama mozzafiato che non dà sul mare, perché il mare è dall'altra parte, quindi non si vede. Però, vabbè, adesso a parte qui i campi con ovviamente l'immondizia varia, lì c'è un antennone, non so di cosa, credo sia roba della Telecom, così come l'antenna che hanno piazzato qua, perché qui domina tutta la città. Il forte è là dietro, è in pratica tutto interrato, si vede l'ingresso ed è pubblico, ma una concessione privata, ma hanno detto che ci abita una signora anziana, che però assolutamente non concede nulla. Qui comunque ci dovrò ritornare, perché qui è troppo bello come zona. Quella è l'università, quel palazzo alto che svetta, purtroppo c'è un sacco di fuschia. Quello è l'asse attrezzato e giù la vallata, in pratica è Valle Miano. Quella dovrebbe essere la strada che collega via della ferrovia a Pietra la Croce, qui siamo in zona Pietra la Croce, un po' prima. Io do tutte queste indicazioni per... E è strano sto edificio, perché non riesco a capire se sia abbandonato, però ancora in funzione, oppure tutto abbandonato, non sembra un semplice magazzino o... Cioè sembra un luogo dove ci si lavora, però non credo che vengano qui, però non lo so. Sicuramente hanno scelto un posto molto imboscato. D'altronde questa è una zona molto strategica. Questo forte qui faceva il paio con quello forte Altavilla, che sta proprio a Pietra la Croce, che è più grande, è un parco pubblico, anche lì ci andrò. Adesso c'ero andato una mattina, ma non so se sia accessibile agli interni, credo di no. Forse solo in parte. Però era tutto chiuso, sbarrato, perché ci avevano fatto il presepe e dovevano smantellare. Allora, ecco, da qui si vede proprio bene quel panorama, che purtroppo adesso è un po' oscurato. Lì l'università. E
quella è la montagna del Pinocchio, non so come si chiami, perché Svetta si riconosce bene per via dell'antenna. E si vede il mare anche, fino a Falconara. Adesso purtroppo non si vede, però si intuisce il gomito. Lì, un pochino, purtroppo troppo non si vede, bisognerà tornarci. Anche l'altra volta c'ero venuto in un tramonto, però si vedeva molto meglio, quindi è così. E qui è una piccola chicca, c'è l'osservatorio. L'osservatorio non so se sia del comune, boh. Comunque è gestito dall'associazione astrofili locale, quindi è un'altra antenna, è piena di antenne qui per la telefonia. Eccolo lì, piccolino, carino, osservatorio astronomico Paolo Senigallesi, associazione marchigiana astrofili. E ci sono delle apparecchiature, adesso non saprei dire. Comunque è il classico osservatorio ottico a cupola, piccolino, non si vedrà un granché, però insomma ogni tanto fanno delle, eccolo qui il forte, cioè, ogni tanto fanno delle cose pubbliche che si può accedere. Ecco, qui c'è il forte, mi chiedo sotto la montagna di terra se ci siano delle gallerie degli ambienti adibiti semmai a cosa. Qui c'è una macchina, c'è arrivata, adesso faccio un attimo uno stop perché vedo un attimo chi c'è e chi non c'è e poi riapro. Sembra non esserci nessuno, la macchina non la inquadro comunque. E questo è l'ingresso, vedete c'è una specie di, si intravede una specie di ponte, non levatoio, ma un vero e proprio ponte, e sotto c'è il fossato, ancora esiste il fossato. Questo faceva parte della linea Forte Garibaldi, eccolo qui. E avete alcune note, diciamo. Forte faceva parte di una linea difensiva. Adesso qui speriamo che sta macchina è andata a trovare la signora e non sia qui per qualche... magheggio, che questi posti purtroppo, i posti cittadini isolati sono sempre un pochino a rischio, cioè in genere qualsiasi posto isolato può esserlo, però se vai in mezzo alla montagna difficile che trovi adesso mi è apparsa una cosa strana sulla videocamera con i guanti, ho schiacciato qualcosa che non dovevo, vabbè, non va più via, comunque continua a registrare, quindi c'è un conto che vai in montagna, certo può sempre capitare che trovi quello, che ne so, che nasconde la refurtiva, che butta un cadavere in un dirupo, che c'è una base logistica di delinquenti associati, però è molto raro, non che siano rari i delinquenti, né tantomeno che si associino tra loro, però siccome i posti sono talmente ampi è difficile che insomma siate tanto sfortunati. Però in ambiente urbano la cosa è diversa, perché i posti isolati vicino, e questa è una zona anche abbastanza, come dire, danarosa,
cioè qui attorno c'è gente con i soldi, palazzi attorno. Quindi se uno ha brutte intenzioni, un posto isolato in piena città o comunque adiacente a una città, non ce ne sono tanti. Quindi se andate in giro per questi posti potreste anche essere abbastanza sfortunati, per cui serve sempre un pochino di occhio, di attenzione, e nel caso si va via se si intuisce che qualcosa non quadra. Io perlomeno procedo sempre in questo modo. Non succede niente, però è meglio proprio togliere anche le fondamenta che succeda, che possa succedere qualcosa. E poi oltretutto qui ci sono stradine che ci sono ville isolate, vi accennavo che. E quindi insomma fate attenzione, tutto lì. Lì c'è una, a proposito, lì c'è una villa con piscina e sotto c'è una strada che adesso non riesco ad identificare, però sembra una strada. Allora, la strada lì, la villa è proprio invisibile. La strada lì dovrebbe essere o via Angelini oppure via del Conero, e che qui questa è comunque via del Conero, questa stradina qui, però questa è una stradina laterale secondaria che raggiunge le case più infrattate. La vera via del Conero dovrebbe essere questa di sotto, che poi è quella che conduce effettivamente al Conero, passa attraverso Pietra la Croce eccetera eccetera, porta Montacuto, Varano, Porto Nuovo, la SP1, strada provinciale 1, che qui diventa una via con numeri civici, ma forse anche dopo, perché anche dopo ci sono le case. E oltretutto sbuco fuori, sì. Eh sì, è questa. I buzzichi sono, i secchi delle immondizie sono qui. Certo che gente che sta laggiù deve farne di strada per venirci in macchina a buttare via ogni volta, a buttare via le immondizie. Un vecchio cartello, ormai in disuso, probabilmente risale al veramente all'ultima attività che ha avuto questo forte, la seconda guerra mondiale, un residuato. Comunque adesso chiudo qua perché la strada si fa urbana, quindi non ha senso andare in giro con la telecamera, e vi saluto, vi ringrazio per la visione.